Innanzitutto va sottolineato che Prato è la città delle frazioni, le quali hanno una loro identità, una loro dignità e soprattutto la popolazione delle frazioni è molto legata alla sua appartenenza, diciamo, geografica. Quindi, a mio avviso, bisogna mantenere una sorta di osservatorio costante anche in rapporto con quelle che sono le organizzazioni dei cittadini, più o meno in comitati, più o meno in associazioni territoriali, per mantenere vivo il contatto e per, a mio avviso, intervenire per tempo prima che i problemi, da problemi di ordinaria manutenzione o problemi che comunque tu puoi risolvere con una certa velocità, debba un po' diventare dei problemi strutturali dove magari è più difficile intervenire.